Buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo webinar di AIRC. Prima di cominciare col tema di oggi, vi vogliamo solo dare qualche informazione introduttiva su quello che è il progetto AIRC nelle scuole. Se infatti non avete ancora partecipato, è la prima volta che partecipate a un webinar AIRC, ne avete visti già altri, ma volete anche rivederli o vederne di nuovi, potete andare sul sito scuola.airc.it, dove troverete una serie di webinar con tematiche diverse relative sempre alla scienza, alla salute e alla ricerca. Se invece avete delle informazioni, volete de richiedere delle informazioni, volete fare delle domande su diversi temi, tra cui quello di cui parleremo oggi, potete scrivere alla mail info@scuola.airc.it. Per quanto invece riguarda i professori, potete, e vi consigliamo di farlo se non l'avete già fatto, iscrivervi alla newsletter AIRC per rimanere aggiornati su quello che è tutto il progetto AIRC nelle scuole. E sempre sul sito scuola.erc.it potete trovare contest, workshop e anche materiali informativi, kit didattici multimediali da poter scaricare in maniera gratuita. Detto ciò, iniziamo col webinar di oggi. Il titolo del nostro webinar è Cervelli fumanti. Io sono Mattia Fradale, sono un divulgatore scientifico che collabora con la Fondazione AIRC e insieme a me c'è la mia collega Silvia Mattavelli. Buongiorno a tutti, oggi io e Mattia ci alterneremo nella conduzione di questo webinar. Esatto, andiamo subito quindi a vedere di che cosa tratterà questo webinar. Cervelli fumanti, il sottotitolo è Non lasciare che il fumo ti annebbi le idee. Quindi già dal titolo riuscite a intuire il tema. Oggi noi parleremo di fumo, che è un tema sempre attualissimo, soprattutto perché se ci pensiamo ancora più di 1 miliardo di persone al mondo continua a fumare. Oltretutto, questo webinar cade proprio in un momento particolare perché questa settimana e soprattutto la giornata di domenica 31, che è la giornata mondiale contro il tabacco, è dedicata alla sensibilizzazione su questi temi, sul tema fumo. Il nostro webinar però vuole essere un webinar non solo frontale ma anche interattivo, quindi nella prima parte avremo delle domande da farvi. Ci saranno delle domande delle domande a carattere generico relative al fumo in cui noi in qualche modo sonderemo anche quello che voi già sapete su questo tema e faremo quindi dei piccoli sondaggi da mostrarvi. Nella seconda parte, invece, relativa sempre a questo webinar, avremo quattro diversi aspetti che secondo noi sono fondamentali che riguardano il fumo. Anche in questa seconda parte del webinar ci saranno delle piccole sfide, dei piccoli enigmi che noi vi sottoporremo. E a tal proposito, se non ce l'avete sotto mano, vi consigliamo di prenderla, soprattutto per una o due di queste sfide, una penna e un pezzo di carta che potrebbero tornarvi utili. Iniziamo però subito il nostro webinar con una domanda anche un po' intima che vi vogliamo fare. La prima domanda che facciamo oggi è: quanti tra di voi che adesso siete collegati fumano? E abbiamo quattro opzioni che adesso andiamo a mostrare che sono sigarette tradizionali, cioè la tipica sigaretta, sigarette elettroniche o riscaldatori di tabacco, entrambe le precedenti o non fumatore e non fumatrice. Ora vi daremo qualche secondo per riflettere. Qualche secondo per riflettere. Qui abbiamo il nostro sondaggio rapido che è apparso, ok? Potete votare in tranquillità perché tanto è completamente anonimo. Fate solo attenzione che nessuno vi spii. Ok, proviamo a votare tutti quanti, giusto per avere anche un'idea del pubblico che abbiamo oggi di fronte. Se siete fumatori, non fumatori, oppure c'è anche l'opzione di poter fumare entrambe, perché magari li conoscete anche voi, c'è chi vuole smettere di fumare, quindi passa alle sigarette elettroniche, ma non riuscendo a smettere, utilizza sia le sigarette tradizionali sia quelle elettroniche. Quindi votate senza paura, mettete il voto. Ok, aspettiamo solo poi di ricevere i risultati di questo sondaggio. Ok, perfetto.
Abbiamo un 86% di voi che è un non fumatore e una non fumatrice, un 8% che fuma sigarette tradizionali, un 3% sigarette elettroniche riscaldatori, un 3% entrambe le precedenti. Quindi la maggior parte di voi è un non fumatore. Andremo a vedere che siete un pochino anomali rispetto a quello che solitamente diciamo sono i fumatori di oggi alla vostra età, ma questa cosa la vediamo un pochino più avanti. Quindi abbiamo visto con questa prima domanda che gran parte di voi in realtà sono non fumatori. Entriamo quindi nel merito di alcune domande relative al fumo e vi facciamo la seconda. Quale di queste informazioni sul fumo è falsa? Quindi arriveranno 3-4 opzioni. Provoca più vittime di alcol e AIDS e droghe messi insieme. Causa un numero di morti pari agli abitanti della Liguria, più di un decimo dei morti a causa del fumo non fuma. Se tutti smettessimo di fumare, eviteremmo circa il 90% dei casi di tumori al polmone. Adesso partirà di nuovo il sondaggio. Ricordatevi però che dovete segnare qual è l'informazione falsa. Quindi tra queste quattro informazioni che vi abbiamo appena dato, una sicuramente è falsa, mentre invece tutte le altre sono informazioni vere, verificate, su cui poi andremo a discutere un attimino. Quindi vi lasciamo anche qui qualche secondo per rispondere a questa domanda. Quale tra queste è l'informazione falsa? Riflettete bene su quale può essere falsa. Stiamo andando avanti con il sondaggio. Ok, aspettiamo ancora un attimo. Non rifletteteci anche troppo perché poi abbiamo una serie di altre domande da fare, quindi rispondiamo anche in maniera abbastanza rapida. Ok, perfetto. Quale di queste informazioni sul fumo è falsa? E qui vi siete distribuiti in maniera abbastanza lineare, perché il 33% di voi hanno segnato provoca più vittime di alcol e AIDS e droghe messe insieme. Il 27% causa un numero di morti pari agli abitanti della Liguria, il 20% più di un decimo dei morti a causa del fumo non fuma e il 23% senza fumo eviteremo il 90% dei casi di tumore al polmone. In realtà, qual è l'informazione giusta? L'informazione giusta è causa un numero di morti pari agli abitanti della Liguria. Quindi questa è l'unica informazione che in realtà è falsa, ma era quella da dover cliccare. Per quale motivo? Perché in realtà gli abitanti della Liguria sono 1,5 milioni, mentre invece ogni anno a causa del fumo muoiono a livello globale 7 milioni di persone. Quindi questa informazione è falsa, mentre invece le altre due informazioni, le altre tre informazioni sono corrette. Ok. Ah, vi do un'informazione di servizio. Se non riuscite a rispondere in chat, a rispondere al sondaggio, potete scrivere alla chat e mettere lì la vostra risposta. Ci concentriamo un attimo su queste opzioni perché sono abbastanza interessanti. Se guardate, infatti, più di un decimo dei morti a causa del fumo non fuma. Questa è un'informazione abbastanza inquietante. Vuol dire che molti di coloro che muoiono a causa del fumo in realtà sono persone che non hanno mai avuto a che fare col fumo, ma muoiono prevalentemente a causa del fumo passivo. Un'altra informazione fondamentale, secondo noi, è che se tutti noi smettessimo di fumare, potremmo evitare circa il 90% dei casi del tumore al polmone. Quindi il tumore al polmone in realtà è legatissimo al problema del fumo. Se noi eliminassimo da domani le sigarette, potremmo limitare del 90% i tumori al polmone. Quindi è davvero una malattia legata solo ai nostri comportamenti. Andiamo quindi a fare la terza domanda di oggi. Oltre al tumore al polmone, quale di queste patologie è correlata al fumo? Cioè, oltre al tumore al polmone, ci sono per esempio altre patologie che possono essere tumore del cavo orale e gola, tumore del pancreas, colon, vescica, rene, esofago e seno, patologie cardiovascolari, enfisema, ictus, infarto o tutte le precedenti. Riflettete anche qui un attimo che parte il sondaggio. Secondo voi quali altre malattie può provocare il fumo? Se solo il tumore del cavo orale, del pancreas, colon, vescica, rene, esofago e seno, altre patologie come le patologie cardiovascolari oppure
una serie di altre malattie, cioè tutte le malattie che abbiamo elencato sommate tutte insieme. Anche qui proviamo a votare a questo sondaggio. Come vi ho detto in precedenza, se non riuscite a rispondere cliccando sul sondaggio rapido, potete mandare le vostre risposte in chat. In questa maniera riusciamo ad ottenere le risposte di tutti. Ok, diamo anche qui qualche secondo per poter rispondere. Ok, perfetto, abbiamo risposto 21% tumore del cavo orale e gola, 6% tumore del pancreas, colon, vescica, rene, esofago e seno, 21% patologie cardiovascolari e il 68% tutte le precedenti. La maggior parte di voi ha risposto giusto perché in effetti sono tutte le precedenti. Noi ci focalizziamo molto sul tumore al polmone, però in realtà ci sono una serie di altre malattie legate al fumo in maniera diretta oppure indiretta. Quindi abbiamo altri tipi di tumore, ma anche patologie cardiovascolari, come abbiamo appena visto. E arriviamo quindi all'ultima domanda di questa prima parte del nostro webinar, che è la domanda numero 4. Questa domanda è anche relativa a persone della vostra età. Io non so esattamente che età abbiate, però se non avete 13-15 anni, magari avete semplicemente qualche anno in più. La domanda che vi vogliamo fare è questa: quale tra questi paesi ha il maggior numero di giovani fumatori di sigarette? Abbiamo la Turchia, la Francia, l'Italia o l'Inghilterra? Sono tutti paesi europei, potete votare a questo sondaggio. Quindi qual è il paese tra questi quattro che ha il maggior numero di giovani fumatori? Perché solitamente si inizia a fumare dai 13 anni in avanti. Quindi i primi fumatori sono proprio in questi anni che provano le loro prime sigarette. Secondo voi, tra questi quattro paesi, qual è il paese che ha più fumatori in questa fascia d'età? Anche qui non è che dovete per forza saperlo, in realtà noi vogliamo farvi queste domande per poi andarle a discutere subito dopo, successivamente. Vi lasciamo anche qui quindi qualche minuto per poter rispondere alle domande. Ok? Perfetto, abbiamo risposto. Oh, abbiamo una percentuale maggiore per l'Italia che è il 66%, e la risposta è proprio quella. Avete indovinato nel 66%, il 66% di voi ha indovinato perché è proprio l'Italia che ha il maggior numero di giovani fumatori. E questo è un dato che ci deve far riflettere perché, nonostante campagne di contromarketing che ci sono state per scoraggiare i giovani a fumare, e nonostante ci sia molta sensibilità riguardo ai temi del fumo, l'Italia è proprio il paese che ancora, rispetto ad altri paesi europei, il maggior numero di giovani fumatori. Addirittura siamo a più del 20% dei ragazzi e del 26% delle ragazze. Quindi le ragazze di questa fascia d'età fumano anche di più rispetto ai ragazzi. Ora che quindi abbiamo fatto queste domande generali sul fumo, di cui probabilmente qualcosa già sapevate, qualcosa per esempio no, andiamo a introdurre la seconda parte del nostro webinar, dove andremo ad analizzare quattro aspetti diversi relativi al fumo che, come vi ho detto prima, secondo noi sono fondamentali. Questi quattro aspetti che sono anche interdipendenti tra di loro, quindi sono molto collegati tra di loro, sono la dipendenza, le alternative, il marketing e l'ambiente. Per cominciare, quindi, parleremo proprio di dipendenza, che è uno, diciamo, dei temi fondamentali quando si parla di fumo. Che cos'è la dipendenza? Per parlare di dipendenza da fumo e spiegare i meccanismi che portano le persone a diventare dipendenti dalla sigaretta e non solo, andiamo a dare una definizione generale della dipendenza. Qui potete leggere la definizione generale di dipendenza, questa è una definizione molto generica. La dipendenza quindi da una sostanza è una patologia, quindi una malattia ad andamento cronico in cui un individuo è costretto ad assumere una determinata sostanza in dosi crescenti o costanti. Ma perché si assumono queste sostanze, che poi possiamo anche definire come droghe? Perché ci sono degli effetti benefici che però sono limitati nel tempo. Il problema però della dipendenza, il problema grave della dipendenza qual è? È che l'individuo dipendente, nonostante sappia che quello che lui sta assumendo, la sostanza che sta assumendo, possa avere dei gravi danni alla salute, non riesce a smettere di assumere quella sostanza lì. Quando parliamo di fumo, però, qual è la sostanza protagonista della
della dipendenza da tabacco, sicuramente ne avete già tutti sentito parlare, ed è la nicotina. La nicotina è questa neurotossina che è presente all'interno della pianta del tabacco e si concentra prevalentemente nelle foglie della pianta del tabacco, che è molto efficace quando viene inalata perché, come potete vedere nell'immagine, riesce a raggiungere il nostro cervello, il nostro sistema nervoso in pochissimo tempo. In soli 7 secondi, quindi, la nicotina arriva al cervello e inizia a mostrare i suoi effetti. Quindi, tra i vari alcaloidi e le varie neurotossine è molto molto efficace. Adesso, prima di spiegare i meccanismi più in dettaglio di come agisce la nicotina a livello di sistema nervoso, quindi come si sviluppa la dipendenza, volevo con voi fare questo piccolo gioco. Volevo lanciarvi questa piccola sfida. Se la formula chimica della nicotina è C10H14N2, quale tra le seguenti molecole, quelle che vi sto per mostrare, è la molecola giusta? Noi abbiamo quindi la molecola della nicotina che è fatta da carbonio, idrogeno e azoto. Adesso vi andrò a dare tre formule di struttura, che sono la formula A, la formula B e la formula C. Voi avete qualche momento per guardare queste tre molecole e dirmi, secondo voi, qual è la molecola di nicotina. Vediamo se riuscite a individuare la molecola di nicotina. Sono tutti e tre degli alcaloidi. In realtà potreste anche andarvela a vedere sul telefono o su internet, però poi perderemo un pochino il senso di questo gioco. In realtà è abbastanza facile riuscire a intuire quale tra queste tre possa essere la molecola di nicotina. Basta concentrarsi anche un pochino su quelli che sono gli elementi chimici che la compongono. Quindi possiamo far partire il sondaggio. Se vogliamo, ok. Secondo voi sono la molecola A, la molecola B o la molecola C? Come vi ho detto, sono tutti e tre alcaloidi. Mentre aspetto che votiate, se volete, vi dico anche quali sono gli altri due. Uno è sicuramente la nicotina, il secondo è la caffeina, il terzo invece è la castanospermina. Quindi abbiamo in realtà tre molecole. Dobbiamo solo stabilire quali tra queste tre è la caffeina, la castanospermina oppure la nicotina. Quindi individuate la nicotina tra le tre. Ok, vi diamo ancora qualche secondo per poter votare a questo piccolo enigma. Adesso arriveranno i risultati. Oh, la terza non se l'è votata nessuno, praticamente solo il 3%, e in realtà abbiamo un pareggio perché il 49% di voi ha risposto A e il 49% ha risposto B. La risposta corretta era la A. La è la nicotina, l'avremmo potuta individuare dal fatto che è l'unica che ha due azoti. Se andate a vedere, se riusciamo a vedere, scusate, torno solo un attimo indietro, le altre due molecole, la molecola B ne ha più di due di azoti ed è l'unica che non ha ossigeno, mentre invece nelle altre due molecole abbiamo anche la presenza di ossigeno. Ma come agisce quindi questa neurotossina a livello di sistema nervoso? In realtà abbiamo detto precedentemente che la nicotina tramite inalazione, cioè tramite il fumo, riesce a raggiungere il nostro sistema nervoso, sia centrale sia periferico, in pochissimo tempo, in soli 7 secondi. Che cosa succede? Che quando noi assumiamo la nicotina si lega ad alcuni recettori presenti nel sistema nervoso che sono detti recettori nicotinici. Una cosa importante che vi dovete ricordare è che quando subentra la dipendenza, quindi dopo l'assunzione prolungata di nicotina, questi recettori nicotinici aumentano di numero. Un fumatore quindi ha molti più recettori nicotinici rispetto a un non fumatore, quindi è molto più sensibile alla nicotina. Se andiamo avanti adesso, vediamo quali sono gli effetti della nicotina a livello del sistema nervoso. Ok? Per esempio, la nicotina abbiamo detto che si lega a questi recettori neuronali, ma che cosa succede poi? Immediatamente c'è un rilascio da parte del nostro sistema nervoso di alcuni neurotrasmettitori, tra cui la dopamina che è responsabile del senso di piacere. Quindi in soli 7 secondi noi aspiriamo la nicotina che raggiunge il cervello, si lega ai recettori e abbiamo una scarica di sensazioni piacevoli dati da questi neurotrasmettitori che vengono liberati da parte del nostro sistema nervoso. Ma la nicotina appunto non ha solo effetti piacevoli, anche effetti stimolanti. Inoltre riduce anche lo stress e lo stato d'ansia, anche effetti sul nostro organismo, che possono essere un aumento della sudorazione, un aumento del battito cardiaco, un aumento della respirazione. E ha anche degli effetti calmanti. Quindi diciamo che è
oltre a questo, mi stavo dimenticando di dirvi, ha anche effetti positivi sulla nostra cognizione perché aumenta l'attenzione e aumenta anche la nostra concentrazione. Quindi sembra che la nicotina possa avere in un certo qual modo solo effetti positivi. Ma è qui che appunto arriva la fregatura. Così come succede con tutte le altre sostanze di cui si diventa dipendenti. Perché quando si diventa dipendenti dalla neurotossina nicotina, ci sono degli altri effetti. Questi effetti sono, si innesca un altro meccanismo che è il meccanismo dell'astinenza, di cui sicuramente avete già sentito parlare. Dopo che qualcuno diventa dipendente dalla nicotina, che cosa succede? Che gli effetti piacevoli della nicotina tendono a diminuire. E noi non fumiamo più per gli effetti piacevoli della nicotina, ma torniamo a fumare per tornare a sentirci normali. Questo per quale motivo? Perché ormai il nostro organismo è così assuefatto ad avere nicotina in circolo che quando i livelli di nicotina nel nostro organismo calano troppo, iniziamo a sentirci arrabbiati, in ansia, nervosi, perché abbiamo una crisi di astinenza. Quindi quando noi assorbiamo di nuovo nicotina e assumiamo di nuovo nicotina, non torniamo a sentirci bene, ma torniamo semplicemente a sentirci normali, perché la situazione di disagio ce la dà l'astinenza. Questo diciamo che è uno degli aspetti fondamentali quando si parla di dipendenza. Il fatto di sviluppare una dipendenza, una sostanza, vuol dire che quando questa sostanza non è all'interno del nostro organismo, noi ne abbiamo un desiderio incontrollabile che ci fa stare male. Quindi in realtà tutti gli effetti piacevoli quando subentra la dipendenza, tendono a svanire o essere comunque molto attenuati. Ma c'è di più, perché quando subentra la dipendenza da nicotina, c'è anche un effetto a lungo termine che la nicotina ha sulla memoria. Come vedete in questa slide c'è scritto memoria associativa. Nel cervello, infatti, si può creare un legame tra gli effetti piacevoli della nicotina e alcune situazioni della nostra vita quotidiana. Questo legame viene chiamato memoria associativa. È un legame che si può andare a instaurare tra, per esempio, il fumo e altre situazioni. Ve lo faccio vedere, con un esempio molto semplice, con questa scheda che vedete all'interno di questa slide, in cui da una parte abbiamo una casella con scritto fumo ed effetti benefici del fumo, dall'altra invece abbiamo tre stimoli, detti stimoli neutri, che possono essere situazioni della vita quotidiana. Abbiamo per esempio l'ansia da esami, l'assunzione di alcol o un più generico stato emotivo di stress. Che cosa può succedere? Che se io nel corso del tempo, essendo un fumatore ormai da parecchio tempo, per esempio fumo in alcune di queste situazioni, quindi mentre bevo una birra con gli amici o mentre assumo dell'alcol, inizio a fumare, nel corso del tempo può andarsi a creare una memoria associativa tra gli effetti piacevoli del fumo e l'alcol. Come vedete, l'alcol non è più quindi uno stimolo neutro, ma diventa uno stimolo condizionato. Questo vuol dire che tutte le volte che io assumerò alcol, mi bevo una birra con gli amici, vado a fare un aperitivo e ho creato questa memoria associativa con gli effetti piacevoli del fumo, tutte le volte che sono in queste situazioni mi torna la voglia di fumare. Il problema, sapete qual è? Che la memoria associativa, quando si è creata, è molto difficile da distruggere, quindi un fumatore può rimanere un fumatore per sempre. Per questo motivo qui, anche se ha smesso di fumare, quando si formano le memorie associative, queste memorie associative possono rimanere all'interno della memoria dell'individuo per sempre. Quindi anche a distanza di anni, quando io non sto più fumando, magari da 20 anni, mi ritrovo nella situazione di bere una birra con gli amici. Quindi ho questo stimolo condizionato dell'alcol, riemerge la memoria associativa degli effetti piacevoli del fumo e quindi posso avere questo desiderio incontrollabile di fumare anche ad anni di distanza. Ed è per questo che nel fumo ci sono tante ricadute, tante recidive, proprio per questa memoria associativa che va a formarsi. La memoria associativa qui l'abbiamo collegata al fumo, ma può essere collegata a un sacco di altre situazioni della nostra vita, come per esempio l'ansia da esami. Prima di un esame io sono in ansia, fumo, se questa diventa una cosa continuativa, vado a creare una memoria associativa tra il fumo e l'ansia da esami e tutte le volte che mi si ripresenterà l'ansia da esami mi verrà voglia di fumare, anche se sono un ex fumatore. La stessa cosa può succedere con lo stress o con qualsiasi altro tipo di stimolo
che io mi trovo di fronte, che può essere anche una persona, un oggetto, una situazione. Quindi, ragazzi, dobbiamo fare molta attenzione a questa memoria associativa che quando si forma diventa molto difficile andare a scollegarla, perché rimane praticamente nella nostra memoria profonda per sempre. Ora che abbiamo parlato di questa prima parte relativa alla dipendenza e soprattutto quali sono i meccanismi messi in atto dalla nicotina per far sì che si formi questa dipendenza all'interno del nostro organismo, facciamo un passo ulteriore. Perché quando noi fumiamo, la prima cosa che ci viene in mente è la sigaretta, però negli ultimi anni si stanno in qualche modo sviluppando e sono sul mercato diverse alternative alla sigaretta tradizionale che però contengono nicotina e per cui si può fare il discorso della dipendenza che abbiamo fatto adesso per le sigarette tradizionali. Però per questa seconda parte e per quest'altro aspetto legato alle alternative al tabacco vi lascio a Silvia. Ok, benissimo, grazie Mattia. Dunque, abbiamo visto tutti i meccanismi, Mattia vi ha spiegato molto bene tutti i meccanismi di questa dipendenza che dipendono in primo luogo, che sono dati in primo luogo dalla nicotina, ma poi con il tempo si vanno ad associare anche a delle situazioni che ci riportano la sigaretta a una gestualità. Ora, negli ultimi anni, come vi ha introdotto Mattia, le sigarette siamo tutti d'accordo che vadano. Ok, le sigarette siamo tutti d'accordo che causino dei problemi di salute. Quello che si sta diffondendo sono queste alternative. Vediamole solo brevemente quali sono le principali alternative che si stanno diffondendo. Matti? Mattia? Grazie. Ok, quindi queste alternative sono, abbiamo le sigarette tradizionali, abbiamo poi le cosiddette sigarette elettroniche e le sigarette a riscaldamento di tabacco. Io stavo guardando prima i risultati del sondaggio, non tantissimi di voi fumano e la maggior parte fumava sigarette tradizionali, però indubbiamente adesso siamo abbastanza circondati da quelle che sono queste alternative. Non sono la stessa cosa, nel senso che per sigarette elettroniche si intendono quei meccanismi, quegli oggetti all'interno dei quali viene messo un liquido di solito, che può contenere o meno nicotina, mentre le sigarette a riscaldamento di tabacco sono quei dispositivi dove viene caricata una cartuccia che è essa stessa di tabacco, come se fosse una mini sigaretta, diciamo così, che viene riscaldata a temperature inferiori a quelle di una sigaretta normale, quindi in quel caso non c'è combustione. Ecco, attaccandosi a questi fatti, il fatto che comunque non ci sia l'atto della combustione del tabacco, i produttori negli ultimi anni ce li stanno un pochino proponendo come alternative anche più sane, se così vogliamo dire. Dopo vedremo se effettivamente questo è il caso. Il problema però qual è? È che comunque anche queste alternative, sia sigarette elettroniche che a riscaldamento di tabacco, contenendo nicotina, possono causare dipendenza e possono, poi vanno a giocare anche su tutta quella che è quella gestualità e quella memoria associativa di cui vi parlava Mattia prima. Quindi il problema della dipendenza con questi meccanismi, con questi nuovi apparati, queste alternative, non lo risolviamo. In più, quello che si è visto è che queste alternative possono addirittura facilitare l'avvicinamento di persone che prima non fumavano, soprattutto dei giovani, degli adolescenti al fumo, perché se noi le vediamo come meno pericolose, può essere che ci sembri un pochino meno grave di andarcela a provare, andarla a fumare rispetto ad accenderci una sigaretta tradizionale. Questo però può portare appunto a dipendenza da nicotina. E si è visto che facilita anche il passaggio poi alle sigarette tradizionali vere e proprie, anche tra i giovani. Quindi, di sicuro sul fattore della dipendenza resta. Vediamo gli altri effetti sulla salute, perché la domanda che viene spesso fatta è proprio se queste sigarette, in questo caso a riscaldamento di tabacco, ma vale anche per le sigarette elettroniche, se siano meno pericolose delle sigarette comuni. Questa è una domanda su cui anche, appunto, lo vedremo più avanti, anche il marketing, anche un pochino la pubblicità gioca molto. E noi vi abbiamo ripreso questa domanda così vi introduciamo anche questo strumento
da questo strumento di AIRC, che è il Facciamo Chiarezza. Sul sito di AIRC c'è proprio tutta questa sezione dove voi potete anche voi farlo, potete porre delle domande e ci saranno degli esperti che vi rispondono. È costantemente aggiornata, quindi noi abbiamo proprio ripreso un po' questa loro grafica, questa domanda. Sono effettivamente meno pericolose di quelle tradizionali. Ora, per rispondere alla domanda, vi proponiamo anche in questo caso un quiz. Quindi chiediamo un pochino a voi, però un quiz che parte dalla storia di quello che è successo con le sigarette tradizionali. Vedremo che ci saranno anche un po' dei parallelismi. Quindi quello che vi chiediamo di fare adesso con questo sondaggio, con questo quiz, è di mettere in ordine alcuni fatti legati alla storia del fumo in generale, quindi sigarette tradizionali e sigarette elettroniche o sigarette a riscaldamento di tabacco. Quindi, primo fatto che vi presentiamo è che in Cina vengono commercializzate per la prima volta le sigarette elettroniche. Altro fatto che vi presentiamo, immaginatevi proprio come delle carte da rimettere in ordine. Iniziano a circolare i primi studi che legano un aumento dei casi di cancro a fumatori e lavoratori dell'industria del tabacco. Questo è il secondo fatto che prendiamo in considerazione. Il terzo è che negli Stati Uniti un maxi accordo obbliga le multinazionali del tabacco a risarcire per danni i servizi sanitari pubblici e impone anche importanti restrizioni sulla pubblicità, la promozione e la commercializzazione delle sigarette. E infine, l'ultimo fatto che vi chiediamo di rimettere in ordine è che negli Stati Uniti, a un certo punto, inizia la prima produzione industriale di sigarette grazie all'invenzione e al fatto che venga brevettata questa macchina che permette di rollare fino a 120.000 sigarette in 10 ore, quindi produzione industriale per la prima volta, mentre prima le sigarette venivano fatte a mano. Ora vi lasciamo ancora un attimo per rileggervi questi fatti. Poi nel nostro sondaggio, ormai avete visto come anche la grafica del sondaggio, apparirà solamente l'ordine delle letterine, quindi rimettete in ordine come pensate che prima lettera, quello che pensate che sia successo prima e via dicendo, e poi andremo a vedere, daremo un pochino la soluzione. Quindi per questo anche vi abbiamo chiesto di avere carta e penna, così potete anche appuntarvelo e non dovervelo ricordare. Anche se solo da una slide all'altra, insomma, non è un tempo lunghissimo. Ok, io direi che possiamo far partire il sondaggio. Quindi vedete che qui avete tutte le diverse opzioni. Quindi se ve le siete appuntate è molto più facile. Io intanto ve le ricordo proprio velocemente. A, commercializzazione delle sigarette elettroniche. B, iniziano a circolare questi studi che legano l'aumento dei casi di cancro appunto all'industria del tabacco e ai fumatori. C, un maxi accordo per cui le multinazionali sono costrette a pagare, a rimborsare un sacco di soldi. D, invece, l'inizio della produzione industriale delle sigarette. Vediamo un po', io credo che più o meno dovremmo essere riusciti ad avere delle risposte. Allora, ok, perfetto. Quindi abbiamo un 4% che dà come primo fatto la produzione industriale negli Stati Uniti, quindi la D. Ok, adesso andiamo a vedere qual era l'ordine corretto. L'ordine corretto era quindi A. Ok. L'ordine corretto era: iniziano a circolare i primi studi che legano un aumento dei casi di cancro a fumatori e lavoratori dell'industria del tabacco. E questo avviene nel 1600-1700 circa. Stiamo parlando di primi studi nel Regno Unito e un altro ricercatore tedesco che vedono che tra spazzacamini, una sintomatologia e uno sviluppo dei tumori simile tra, per esempio, gli spazzacamini e i lavoratori dell'industria del tabacco e i fumatori e altri studi che appunto iniziano ad associare queste professioni allo sviluppo di tumori.
Poi nel 1885 invece è quando inizia la prima produzione industriale. Poi abbiamo nel 1998 il maxi accordo che obbliga le multinazionali a risarcire per danni e nel 2003 vengono commercializzate per la prima volta le sigarette elettroniche. Ora vi vorremmo, prima di continuare a discutere di questa storia, vi vorremmo aggiungere un paio di dettagli, un paio di altre date, di altri fatti interessanti su questa cosa. Allora, qui rivediamo le prime tre tappe, quindi quelle legate solamente alle sigarette tradizionali, e volevamo ragionare con voi un pochino su quelle che sono le tempistiche che passano da un fatto all'altro. Quindi i primi studi che legano tabacco e cancro, le prime, diciamo così, avvisaglie si hanno tra il 1600 e il 1700. Considerate che il tabacco è arrivato, per esempio, in Europa e anche negli Stati Uniti con la scoperta delle Americhe, quindi 1492. Passano 300 anni da quel momento in cui già qualcuno iniziava un po' a capire che il tabacco, era legato al cancro, ebbene, dopo 300 anni inizia la produzione industriale. Passano altri 113 anni, quindi in totale 400 anni dai primi sospetti che il tabacco e il cancro fossero legati, a questo, qui l'abbiamo segnato col suo nome, che è il Master Settlement Agreement, che è proprio questo accordo tra le multinazionali del tabacco, più che un accordo, sì, è stato un accordo in cui vengono condannate, le multinazionali a pagare una cifra che adesso vado. Se non ricordo male, è attorno tipo ai 200 miliardi, 206 miliardi di dollari appunto ai diversi stati statunitensi come risarcimento per tutti i danni provocati dal fumo. Quanti anni passano dal 1998 all'immissione sul mercato delle sigarette elettroniche? Ah, ok. Passano 5 anni, quindi 2003 arrivano le prime sigarette elettroniche. Altro dato da aggiungere alla timeline di prima, il picco dei fumatori negli Stati Uniti è attorno agli anni 50, quindi più o meno a metà strada di quei 113 anni tra la produzione industriale e il Master Settlement Agreement. C'è proprio un picco dove il 45% della popolazione adulta statunitense è fumatore, corrispondenza più o meno della fine della Seconda Guerra Mondiale. Cosa succede oggi? Quindi nel 2003 iniziano le prime sigarette elettroniche. Oggi, l'altro ieri, quindi nel 2019, c'è il rapporto annuale dell'OMS che ci dice invece, cercando di rispondere alla nostra domanda originaria che era: ma queste sigarette elettroniche e questi dispositivi a riscaldamento di tabacco fanno male? L'OMS nel 2019 ci dice: sebbene lo specifico livello di rischio associato alle sigarette elettroniche e ai dispositivi a riscaldamento di tabacco non sia stato ancora stimato in modo conclusivo, tali dispositivi sono indubbiamente dannosi e dovrebbero perciò essere soggetti a regolamentazione. Quindi la vera risposta che ci possiamo dare vedendo un po' tutti questi dati è che se prendiamo in conto quello che abbiamo visto per le sigarette tradizionali, ci abbiamo messo decenni a capire e ad accettare soprattutto il fatto che causassero dipendenza e gravi danni alla salute. Dal 2003 ad oggi, quanto tempo abbiamo avuto per studiare approfonditamente tutti questi altri dispositivi? Quindi la risposta alla domanda che ci siamo fatti prima, tornando alla nostra domanda se le sigarette sono meno pericolosi, questa è proprio la schermata, lo screenshot preso dal sito di ARPA, dal Facciamo Chiarezza, dove rispondono tutti i nostri esperti, è che dipende. Perché gli studi disponibili attualmente non hanno avuto molto tempo, molti anni per essere portati avanti e se pensate allo sviluppo di certe patologie richiedono molto tempo, quindi uno studio di quel tipo non può essere fatto da un anno per l'altro, soprattutto sulla popolazione. E in più gli studi disponibili attualmente sono effettuati per lo più dai produttori stessi che nel tentativo appunto di cercare di venderci questi loro prodotti li vanno anche a corredare, diciamo così, da questi studi dove dicono no, no, tranquilli perché comunque sono sicure. Si sa che il livello di sostanze tossiche legate alla combustione è minore perché appunto non raggiungono temperature delle sigarette tradizionali,
ma non è comunque nullo, e in più ci sono altre sostanze che sono presenti, per esempio, nelle sigarette elettroniche, ma non sono presenti nelle sigarette tradizionali, quindi anche di quelle sostanze ci sono ancora tante cose che potenzialmente non sappiamo ancora. Adesso però noi ne siamo sostanzialmente circondati da queste nuove alternative, perché non vediamo più in giro, per esempio, pubblicità, non cercano più quasi di venderci le sigarette tradizionali, e invece vediamo, siamo un po' bombardati da tutte queste pubblicità riguardanti queste alternative, che sono diventate veramente tantissime. E quindi adesso ripasso un attimo la parola a Mattia, perché di tutto questo fatto legato proprio alla pubblicità, prima delle sigarette tradizionali e poi di quello che sta succedendo adesso, ci racconta un pochino con un altro excursus storico. Ok, subito. Volevo solamente prima di riprendere rispondere alla domanda, una domanda che c'era stata in chat di Cristina che chiedeva sempre riguardo agli effetti della dipendenza da tabacco, quindi degli effetti piacevoli della nicotina legati alla memoria associativa, se quindi una delle memorie associative più forti poteva essere quella tra caffè e sigaretta. Sicuramente caffè e sigaretta è una delle memorie associative più forti, ma anche una delle più comuni. Ce ne sono anche moltissime altre. Una di quelle più forti può essere anche quella legata agli stati di stress con le sigarette, o anche quella dell'assunzione di alcol con le sigarette, perché c'è un doppio rinforzo positivo, un po' come se l'alcol aumentasse gli effetti piacevoli delle sigarette e viceversa. Quindi il legame mortifero molto spesso nella dipendenza è quello tra alcol e fumo. Chiusa la parentesi su quello che è la dipendenza e tornando giustamente a quello che ci ha detto Silvia sulle alternative, passiamo adesso a parlare di marketing relativo alla pubblicità. Come vi ha giustamente detto Silvia, durante tutto l'escursus storico che riguardava le alternative, le prime vere fabbriche di tabacco che iniziano a produrre tabacco e a rollare 120.000 sigarette al giorno sono della fine del 1800. Però che cosa succede? Che l'industria del tabacco, che diventa da subito una delle industrie più potenti sul mercato, con un sacco di soldi, infatti ci sono queste enormi corporazioni, la Philip Morris, ce ne sono moltissime, che hanno avuto un sacco di soldi ok, niente, scusate, stavo guardando una domanda, ok. Sono sempre riusciti a guadagnare un sacco di soldi dai consumatori di tabacco. Adesso facciamo un breve excursus storico su quelle che sono sempre state le tecniche di marketing che i produttori di sigarette hanno utilizzato nel passato e andremo a vedere che oggi, che non si possono più pubblicizzare le sigarette, le cose non stanno in una maniera così diversa. Quindi abbiamo qui un'immagine di una pubblicità degli anni 50, degli anni 40, degli anni 50, in cui le industrie del tabacco erano al loro apice, ma le industrie del tabacco hanno utilizzato tutti i mezzi di comunicazione di massa, già dall'inizio, cioè da quando questi si sono sviluppati fino a pochissimi anni fa, per influenzare l'opinione pubblica e aumentare i consumatori di tabacco. Dagli anni 20 agli anni 60 si utilizza quella che è una tecnica di marketing classica, cioè quella di utilizzare dei testimonial famosi che possono essere cantanti, atleti, attori. Qui possiamo vedere tre pubblicità, ma ce ne sono davvero moltissime in quegli anni. Ci sono Stanlio e Olio, Louis Armstrong, c'è una famosa diva della Warner Bros., tutti con la sigaretta in mano. Se infatti voi andavate a vedere un film negli anni 20, negli anni 30 o negli anni 40, praticamente tutti i protagonisti fumavano, perché era proprio un simbolo di libertà e anche per le donne era diventato un simbolo di emancipazione femminile. Questo già negli anni 30, negli anni 40, ma col passare del tempo ancora di più. Quindi c'è il testimonial classico che serve a influenzare l'opinione pubblica per vendere un maggior quantitativo di sigarette, ma succedono anche delle cose ancora, vengono inventate delle tecniche di marketing ancora più raffinate. Infatti negli anni 30 e negli anni 40 iniziano già a capire, le compagnie del tabacco lo sapevano già, come ci ha detto Silvia prima, i primi studi sugli effetti nocivi del tabacco addirittura risalgono a centinaia di anni fa. E quindi negli anni 40, negli anni 50 si sapeva già benissimo quali erano gli effetti nocivi delle sigarette. Ma
grazie a questo tipo di marketing abbastanza discutibile, le compagnie del tabacco volevano innanzitutto far passare la cosa sotto traccia e soprattutto utilizzare alcune tecniche di marketing che si chiamano problem solving advice, come le pubblicità che vedete adesso, che sono pubblicità degli anni 40, in cui si prende un problema secondario relativo al fumo, in questo caso l'irritazione della gola, e si trova una soluzione. La soluzione ovviamente per la pubblicità non è quella di smettere di fumare, perché sennò il business finisce, ma è quella di cambiare marca di sigarette. La Lucky Strike proprio in quegli anni lanciava le sigarette tostate che secondo loro, grazie alla tostatura del tabacco, diminuivano di molto le componenti nocive del fumo e quindi permettevano di non tossire più, di non avere più mal di gola. Ovviamente erano pubblicità ingannevoli perché la Lucky Strike tostata rispetto agli altri tipi di sigarette fa gli stessi danni sulla nostra salute. Quindi queste erano anche delle pubblicità abbastanza discutibili che si facevano all'epoca. Altre tecniche di marketing era quella di non utilizzare, per esempio, un testimonial famoso, ma delle categorie professionali tranquillizzanti e rassicuranti, come per esempio la categoria dei medici. Uno associa il medico a fiducia e se sa che il medico fuma una marca di sigarette piuttosto che un'altra, sarà più portato a comprare quella marca di sigarette perché dice: imito il medico che sicuramente sulla salute ne sa più di me. E in realtà anche queste erano pubblicità ingannevoli, pensate solo che queste pubblicità non avevano ovviamente veri medici, ma erano semplicemente degli attori travestiti da medici che facevano finta di essere medici per influenzare l'opinione pubblica. Se un medico si fosse osato fare una pubblicità alle compagnie del tabacco in maniera così smaccata, l'avrebbero radiato dall'albo. Quindi anche queste sono delle pubblicità abbastanza aggressive rivolte a un pubblico generico. Ma succede poi anche altro, per esempio alcune pubblicità, alcune marche di sigarette iniziano ad avere dei target specifici, queste sono proprio le basi del marketing, quindi ci sono delle pubblicità più legate ai maschi, al mondo maschile, altre più legate al mondo femminile, per identificare una sigaretta con una tipologia di persona. Questa pubblicità ha fatto la storia del marketing perché il Marlboro Countryman, che è stata una serie di pubblicità che per decenni sono andate avanti in tutti i canali di comunicazione, anche in televisione, e hanno avuto un successo incredibile. Hanno portato un sacco di ragazzi giovani a fumare le sigarette perché volevano identificarsi con questa figura di uomo che sembra quasi un cowboy della fine dell'Ottocento, col suo cappello sempre a cavallo, col giubbotto in pelle o di jeans e con l'onnipresente Marlboro in bocca. Queste pubblicità non le vedrete più perché non si possono più fare pubblicità di questo tipo e poi spiegheremo anche il perché. Volevo solo aggiungervi una curiosità su la pubblicità del Marlboro Countryman, perché sembra che ci sia una maledizione tra gli attori che hanno fatto queste pubblicità. Ben 5 di questi attori sono morti di tumore ai polmoni, quindi non gli è convenuto fare la pubblicità al fumo. Di questi 5, addirittura uno non era un fumatore, quindi è morto, come abbiamo visto anche nelle domande iniziali, a causa del fumo di altri. Questo era un target prevalentemente maschile, ma soprattutto alla fine degli anni 60 ci sono delle marche di sigarette che hanno come target predominante il mondo femminile. Alla fine degli anni 60 sono gli anni della contestazione, dell'emancipazione femminile. Quindi ci sono marchi di sigarette che sfruttano questa cosa a loro vantaggio, cioè aumentare la platea di chi consuma le loro sigarette. Ed è proprio qui che voglio sottoporvi un'altra sfida, una sfida visiva. Qui abbiamo tre pubblicità di tre prodotti dedicati alle donne, sono tre prodotti diversi. Solo una di queste tre pubblicità, però, è una pubblicità di un pacchetto di sigarette. Vediamo se voi riuscite a individuare quali tra queste tre pubblicità è la pubblicità di un pacchetto di sigarette. Non è per niente facile perché sono tutte molto simili. Come dicevamo, nel marketing si utilizzano più o meno sempre le stesse tecniche, che uno venda una saponetta o venda un pacchetto di sigarette. Quindi adesso possiamo far partire il sondaggio. Se facciamo partire il sondaggio, secondo voi la pubblicità delle sigarette era la pubblicità A, la pubblicità B o la pubblicità C? In realtà potete anche un po' sparare a caso perché, come appunto vi ho detto, possono essere intercambiabili.
Quindi non è che c'è un modello di pubblicità di donna per le sigarette, mentre ce n'è una specifica per il fumo o per l'igiene intima o per qualsiasi altro prodotto. In realtà, si utilizzano sempre le stesse attrici e la stessa modalità di far pubblicità. Quindi facciamo adesso questo sondaggio. Mentre voi rispondete al sondaggio, rispondo a una domanda. C'era una domanda sempre legata alla dipendenza e agli effetti della nicotina. Si chiedeva se il fumo può portare all'impotenza. E la risposta corretta è sì, il fumo può portare anche all'impotenza. Oh, abbiamo adesso adesso abbiamo il risultato del nostro sondaggio. Abbiamo praticamente A 24%, B 24%, C 52%. Vi ho un pochino fregato perché in effetti sembra davvero la pubblicità C e la metà di voi ha risposto C, ma non è la C, perché la pubblicità corretta, adesso ve la mostro, è la pubblicità numero B. Vedete, la pubblicità B è la pubblicità di un pacchetto di sigarette, di questa marca di sigarette che si chiamava Virginia Slims, che era una marca dedicata prevalentemente al pubblico femminile. La ragazza poteva pubblicizzare un profumo, un altro tipo di prodotto, un rossetto, in realtà aveva una sigaretta in mano. La prima pubblicità è una pubblicità di Chanel, la terza è una pubblicità di Dior. E c'è ironia nella terza pubblicità, se vedete, che è anche la più recente, perché le prime due sono degli anni 80, fine anni 80, inizio anni 90, la terza invece è di pochissimi anni fa. La terza pubblicità, che è di un rossetto della Dior, fa proprio il verso alle vecchie pubblicità delle sigarette, con la ragazza messa in una posizione provocante, con un rossetto in mano come se fosse una sigaretta e con la scritta anche Edit, cioè dipendenza. Quindi anche una pubblicità che io non trovo neanche così gradevole perché appunto ha troppi rimandi a quelle che sono le pubblicità legate al fumo. Ok, adesso passiamo oltre e volevo farvi questa domanda qui. Perché le pubblicità delle sigarette noi non le troviamo più in giro? Perché in tutti i paesi del mondo praticamente ci sono state delle leggi che hanno impedito alle multinazionali del tabacco di continuare a fare pubblicità. Adesso andiamo a vedere solo tre leggi italiane che sono state fondamentali. Addirittura in Italia la prima legge che stabilisce il divieto di propaganda pubblicitaria del fumo risale al 1962, quindi parliamo di 60 anni fa. Da 60 anni in Italia non si può più praticamente fare pubblicità a prodotti da fumo. Nel 75 non si può più fumare nei luoghi pubblici, perché prima del 75 si poteva fumare anche nel cinema, nei teatri, eccetera. E nel 2003, legge poi entrata in vigore nel 2005, c'è stata praticamente una delle leggi tombali, e chi ha la mia età se la ricorda, per la quale all'interno dei locali pubblici non si poteva più fumare, e anche all'interno dei locali chiusi, quindi uffici, luoghi di lavoro, eccetera. L'unico posto dove oggi si può fumare sono o le abitazioni private, oppure all'aperto, o anche solo i locali che hanno uno spazio per fumatori. Però ormai sta diventando sempre più difficile fumare. Ed è stata una legge, soprattutto l'ultima, che ha scoraggiato moltissime persone a fumare, infatti si parla più di 1 milione di fumatori in meno grazie all'introduzione di questa legge, la legge Sirchia del 2005. Ma allora oggi che cosa succede? Come si sono riorientate le compagnie, le multinazionali del tabacco? Come diceva Silvia prima, adesso si stanno lanciando tutte verso le alternative alla sigaretta tradizionale, quindi ai riscaldatori di tabacco oppure alle sigarette elettroniche. Le tecniche che però vengono utilizzate oggi sono più o meno quelle del passato, non si utilizzano più i cinema e la televisione, ma si utilizzano moltissimo i social network. Ci sono sempre dei testimonial famosi che pubblicizzano queste alternative al fumo, ma se, come potete vedere, le tecniche di marketing sono più o meno sempre le stesse. Quindi qui abbiamo Fedez, abbiamo altre pubblicità di questi oggetti che non sembrano neanche più sigarette, perché un'altra tecnica di marketing è proprio quella di allontanare l'idea della sigaretta elettronica da quella della sigaretta tradizionale, renderla più che altro un gadget, come potrebbe essere una chiavetta USB o un qualcosa da portarsi sempre in giro. In questa maniera
facendo anche passare sotto traccia tutti gli effetti potenzialmente pericolosi che queste sigarette elettroniche possono avere. Se andiamo a vedere infatti le pubblicità di oggi, oltretutto, sono identiche a quelle che si facevano negli anni 50 o negli anni 80. Addirittura riprendono la stessa tipologia di personaggi, le stesse movenze, gli stessi colori, come possiamo vedere qui. Ok, andiamo molto avanti, andiamo avanti abbastanza in fretta, così arriviamo alla parte finale. Adesso, altre tecniche poi sono quelle del contromarketing, cioè che cosa hanno fatto gli stati per impedire alle persone di fumare, quindi scoraggiare il fumo. Tecniche di contromarketing, utilizzare il marketing contro le multinazionali di sigarette. Quindi in tutti i pacchetti, in tutta Europa, ma anche in altri paesi del mondo, adesso ci sono queste avvertenze tremende che sono state messe proprio come ricerca di marketing per scoraggiare le persone a fumare. Quindi le avvertenze che scoraggiano sui pacchetti di sigarette le persone a comprarli, ma c'è chi ha fatto di più. Infatti in Australia nel 2012 c'è stato un pool di pubblicitari che ha fatto una ricerca di mercato per cercare il colore più brutto del mondo. Questo colore più brutto del mondo è stato testato su un campione di popolazione ed è stato poi messo su tutti i pacchetti di sigarette australiani, che quindi adesso non hanno più colori, non hanno loghi, ma hanno solo un pacchetto anonimo di sigarette con tutte lo stesso colore. E adesso andiamo a vedere, secondo voi, quale può essere il colore del mondo? Abbiamo qui l'altro sondaggio che possiamo far partire subito, anche perché abbiamo poco tempo a disposizione. Quindi se vogliamo possiamo far partire il sondaggio sul colore più brutto del mondo. È il colore A, il colore B o il colore C? Quindi il colore marroncino, il colore color carne, color rosa o il color grigio? E pensate che questa è stata una ricerca di marketing che ha avuto molto successo perché in effetti fare i pacchetti di sigarette con il colore più repellente, più brutto del mondo ha diminuito la platea dei fumatori in Australia. Quindi il colore A al 60%, il B il 17%, il C il 23%. La maggior parte di voi ha indovinato qual è il colore più brutto del mondo, che è proprio il colore numero A. Il colore repellente per eccellenza è il Pantone 448, che è stato messo in tutti i pacchetti di sigarette. Adesso, se voi andate in Australia, trovate solo pacchetti con questo colore e con delle immagini scioccanti sopra. E hanno visto che funziona perché molta meno gente compra i pacchetti di sigarette con questo colore qui. E infatti altri paesi europei, tra cui la Francia, ma anche in Israele, in Turchia e in Inghilterra, hanno iniziato ad adottare il Pantone 448 per tutti i pacchetti di sigarette. Quindi, come vedete, marketing e contromarketing, la situazione ad oggi è questa. La cosa che vogliamo dirvi in conclusione della parte del marketing è non fatevi influenzare dalle pubblicità, perché come vedete le tecniche pubblicitarie sono poi sempre le stesse, sia che fossimo negli anni 20 o che siamo adesso nel 2020, sono passati 100 anni, ma le tecniche di marketing rimangono più o meno identiche. Adesso io vi lascio di nuovo a Silvia con queste immagini in cui c'è scritto: non lasciare che i bambini respirino il tuo fumo, e arriviamo a fare la parte conclusiva del nostro webinar, che è proprio dedicata all'ambiente. Ok, benissimo. Quindi. Bene, quindi come avete visto con Mattia, un po' anche su quest'ultima immagine di questo pacchetto, i bambini, c'era anche un'immagine precedente, i bambini sono spesso un pochino usati in queste azioni di contromarketing perché ci dicono attento perché sta fumando anche lui, se gli fumi vicino, sta fumando anche lui che vive, condivide il tuo stesso ambiente. Quindi adesso faremo un po' un focus su quello che è l'ambiente, e vedremo in diversi modi lo tratteremo questo ambiente. Partiamo dal piccolo, partiamo dall'ambiente proprio attorno al fumatore. Sicuramente tutti abbiamo sentito parlare di fumo passivo nel corso di questa chiacchierata. Mattia anche ha accennato qualche volta al fatto che il fumo danneggi anche chi ci sta attorno. E quindi adesso io direi, visto che non c'è tantissimo tempo, quasi vi lasciamo un attimo per guardare l'immagine, ma già vi anticipo la domanda che partirà poi, alla quale vi verrà chiesto di rispondere, ed è: a quante diverse fonti di fumo passivo è esposto il bambino di questa immagine? Okay, l'immagine non la vedete più, però se un pochino ve la ricordate, c'era questo babbo
con il bimbo in braccio e una sigaretta in bocca. Quindi, quante fonti di fumo passivo esistono in questa immagine? Una, due, tre o quattro? Proprio così a numero secco. Vediamo, io forse, adesso vediamo un po', dalla regia stanno guardando i numeri delle votazioni. Provate a pensare da dove potrebbe arrivare questo fumo passivo ed ecco i risultati. Allora, nessuno ha votato il 4, la metà di voi ha votato 3, quindi tre diverse fonti di fumo passivo. Benissimo, io ora non posso chiedervi in diretta quali pensate che siano queste fonti, ma le vediamo insieme. Prima fonte di fumo passivo è il cosiddetto mainstream smoke, che è proprio quello che esce dalla bocca e dal naso di questo signore, quindi un fumo che è stato aspirato e poi viene espirato direttamente fuori, in questo caso addirittura quasi in faccia al bimbo che cerca quasi di tappare la bocca del babbo. Poi la seconda fonte di fumo passivo è quello che invece viene chiamato in gergo side stream smoke, che è invece quello che esce direttamente dalla sigaretta in combustione, quindi proprio è un fumo che non è neanche passato appunto dai polmoni dell'adulto ed esce proprio dalla punta della sigaretta. E poi c'è una terza fonte di fumo passivo a cui non sempre si fa troppa attenzione, che è il cosiddetto fumo di terza mano. Vedete che questo appare un pochino dappertutto, nel senso che sono tutte quelle sostanze considerate che nel fumo possiamo trovare 4.000 circa 4.000 sostanze diverse, di cui 80 sono state classificate come cancerogene. Alcune di queste sostanze, oltre che essere nel fumo, si vanno poi a depositare in quello che è l'ambiente, quindi in quelli che sono magari i vestiti del papà, il vestito del bimbo, la tappezzeria di casa, il divano, quindi anche in una stanza dove magari non c'è più nessuno che sta fumando attivamente, ma dove c'è stato un fumatore, è possibile trovare comunque delle tracce di fumo che possono avere. Gli studi sono ancora in corso, ma possono comunque avere, si sta vedendo, degli effetti anche negativi sulla salute. Ampliamo un pochino adesso lo sguardo sull'ambiente, passiamo a un ambiente un pochino più grande. Quindi io vi farei quasi, quasi subito la prossima domanda, chiedo ancora di lasciare un attimo questa immagine, intanto che ve la racconto, la domanda sarà: quale tra queste due ragazze sta respirando aria più inquinata? Qui abbiamo una ragazza che si sta fumando una sigaretta di fianco a un ruscello in un bosco, e una ragazza invece che va in bicicletta in una città particolarmente inquinata. Addirittura la vediamo che è sostanzialmente in linea con il tubo di scappamento di quel camion che vediamo nell'angolo a destra. Quindi anche in questo caso io direi che possiamo far partire il sondaggio numero 10. A o B, quindi vi ricordo, la era la ragazza che si fumava una sigaretta in mezzo al bosco in questo ambiente idilliaco, e mentre la B era quella che si faceva un giro in bicicletta in mezzo al traffico. Quindi rifletteteci un attimo. Perfetto. Allora, attenzione, perché qui abbiamo la sorpresa. Il 91% di voi ci dice che è la ragazza in mezzo al traffico che sta respirando aria più inquinata. Ed è proprio questo uno dei falsi miti che vogliamo un po' sfatare sul fumo. Perché in realtà quella che sta respirando aria più inquinata è proprio la ragazza in mezzo al bosco. Inquinamento, smog e fumo di sigaretta hanno tante sostanze in comune, in particolare due che sono il monossido di carbonio e le polveri sottili che vengono emessi da entrambi. Il problema è che si sono fatti proprio degli studi anche con automobili accese in spazi ristretti, quindi diesel Euro 3 che andavano per 30 minuti all'interno di una stanza di 60 metri cubi. Ebbene, producono meno polveri sottili rispetto a tre sigarette lasciate bruciare. Voi considerate in più che quando io fumo una sigaretta non solo sto respirando il fumo nell'ambiente, ma me la sto proprio buttando nei polmoni quel fumo. Quindi, questo dov'è il falso mito? È che tante volte ci viene un po' detto: ah beh, ma sì, io fumo, però abito in centro a Milano o in una grande città super inquinata, Pianura Padana, che è una delle zone più inquinate del pianeta, figurati se sarà il fumo a farmi del male. Già respiro chissà quante altre schifezze. Invece, in realtà, le sigarette
sono peggio addirittura del fumo. Se poi noi ci aggiungiamo il fatto che alcuni di noi magari fumano e abitano in zone particolarmente inquinate, i due effetti si vanno a sommare. Quindi questa è un po', siamo quasi contenti, contenti non proprio, però insomma, il fatto che di avervi sviati così ci dà l'impressione di avere, insomma, di aver un po' aiutato anche a togliere questa falsa credenza che potevate avere. Ora, apriamo ancora di più lo sguardo sull'ambiente come ultimissima cosa, perché lo allarghiamo ancora di più e intendiamo come ambiente invece proprio l'ambiente come ecosistema, come impatto ambientale del fumo e delle sigarette. In particolare anche l'impatto sull'ambiente del fumo è negativo. La coltivazione del tabacco, se noi prendiamo in considerazione tutta la filiera produttiva delle sigarette, quindi dalla coltivazione della pianta di tabacco, che richiede enormi quantità di acqua, per esempio, rispetto anche ad altre coltivazioni, fino allo smaltimento dei rifiuti. Quindi pensate, tutti abbiamo in mente tutti i vari mozziconi di sigaretta che sono più o meno onnipresenti nelle nostre città, nelle nostre spiagge. Ecco, se noi prendiamo in considerazione tutto questo ciclo di vita del tabacco e delle sigarette, l'impatto ambientale è veramente, veramente enorme. Qui vi abbiamo messo giusto un dato molto, molto veloce: un fumatore che fuma un pacchetto di sigarette al giorno per 50 anni consuma 1.350.000 litri di acqua e quasi 1,3 tonnellate di petrolio. Stessa quantità di acqua basterebbe a coprire il fabbisogno igienico di base per 3 persone per 62 anni, quindi lavarsi e lavare i piatti, per dire, e la stessa quantità di petrolio potrebbe soddisfare il consumo di energia elettrica di una famiglia in India, quindi magari non alto come quello di una famiglia statunitense, ma comunque per 15 anni. Quindi anche l'impatto ambientale, se intendiamo ambiente come l'ambiente in cui tutti noi viviamo, come il nostro pianeta, anche da quel punto di vista il fumo fa male, quindi non solo alla nostra salute come singoli cittadini, ma anche proprio a livello globale. Ora, noi abbiamo un pochino concluso la nostra chiacchierata, vi lasceremo. Vi manderemo questa ultima slide che vedete qui, che è un po' il riassunto di tutto quello che ci siamo raccontati. Noi ci rendiamo conto di avervi dato tantissime informazioni, speriamo anche in modo un pochino interattivo, che vi abbiano, insomma, intrattenuto anche in quest'oretta che abbiamo passato insieme. Abbiamo raccolto tutto, in realtà uno specialista ha raccolto tutto, Jacopo Sachegno, che si occupa proprio di questo sketch note, quindi prendere questi appunti in modo grafico, ha raccolto un po' tutte le informazioni importanti che abbiamo visto oggi in questa grafica che vi verrà inviata in formato PDF, quindi adesso magari chi magari sta seguendo da smartphone la vede molto piccola con tutte queste scrittine, ma non vi preoccupate perché poi potrete anche allargarla, stamparvela se vi piace, se la trovate interessante. E se avete, adesso non ci sono state alcune domande a cui Mattia un pochino ha risposto prima, vi ricordiamo che sul sito di AIRC trovate questa sezione che si chiama proprio una sezione completamente dedicata al fumo, ce ne sono poi anche tante altre, c'è cioè quella dedicata al fumo, con le domande più frequenti alle quali voi potete aggiungere altre domande. Quindi se avete anche altre domande che vi vengono in seguito a questa nostra chiacchierata, sentitevi liberi di scrivere agli indirizzi che vi ha dato Mattia e che adesso tra un attimo vi faremo rivedere e gli esperti saranno pronti a rispondervi. Vedete che questa è stata aggiornata il 21 maggio, quindi è una cosa proprio super recente. Adesso si è ricongiunto anche Mattia, così riusciamo a salutarvi entrambi. Noi vi ringraziamo, io da parte mia vi ringrazio di averci seguiti. Questi sono intanto gli indirizzi. Quindi il sito scuola.air.it, invece dove l'indirizzo a cui mandare eventuali domande, anche a info@scuola.air.it. Bene, io direi che abbiamo concluso, vi ringrazio moltissimo. Mattia, se vuoi Vi aggiungere qualcosa? ringrazio anch'io, ragazzi. Ok, no, niente, è stato, diciamo, è stata un'oretta, come ha detto adesso Silvia, bella pregna di cose. Speriamo, come ha detto lei, di avervi in qualche modo interessato.
E come vi ha già accennato lei, vi daremo comunque questo PDF in cui potrete andare a rivedere, a ripercorrere tutto il percorso che abbiamo fatto oggi insieme. Quindi anch'io vi ringrazio e vi auguro buona giornata. Grazie, ciao. Arrivederci.